L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese. Da Rita Severin Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è arrivata la nuova collezione primavera-estate. Qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna, dal classico al casual. Scelgono e riscelgono dai nostri brand storici Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Scelgono con serenità, poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi, così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica. È la scelta giusta! Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Dai laboratori e in te, Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale con vitamina C, magnesio e zinco taurato nelle migliori farmacie e parafarmacie oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Buonasera, benvenuti, buon venerdì, eccoci ad un altro 60 News, quindi un nuovo argomento e dei nuovi ospiti, un nuovo ospite al nostro preserale. Oggi parleremo di un'iniziativa singolare prevista per domenica 18 di luglio, quindi questa domenica, in cui dovremmo esporre tutti un lenzuolo per reclamare una sanità migliore. Così ci dice di fare il medico, l'ospite appunto di questa sera, Antonino Mario Musolino, neurochirurgo, neurologo, radiologo, ha un curriculum lunghissimo, eccolo qui, intanto lo salutiamo, benvenuto dottore. Sul curriculum magari dedichiamo una puntata a parte, perché forse manco un'altra puntata basterà, ma occupiamoci con l'argomento precipuo, quello che ci siamo prefissi di realizzare. Ecco, lei è stato per tantissimi anni all'estero, anche in un prestigioso ospedale parigino, rientrando in Italia si è avvilito, come siamo avviliti tutti quanti, perché viviamo questa terra, per l'enorme divario ed il ritardo della sanità calabrese. Cosa ha fatto? Ha fondato il gruppo Facebook Insieme per la Calabria, con oltre 28.000, adesso andremo a contarli perché crescono di minuto in minuto, per stimolare una presa di coscienza civile. E quindi c'è questa iniziativa per domenica. Ecco, intanto le chiedo subito, partiamo dalle conclusioni in maniera abbastanza anomala, poi andiamo a parlare di sanità e poi torneremo alle conclusioni. Cos'è che dovremmo fare domenica? Ma domenica invitiamo tutti i calabresi, tutte le famiglie, a esporre simbolicamente un drappo, un lenzuolo bianco sui nostri balconi per manifestare una protesta, perché la sanità calabrese lascia molto a desiderare, e questo non da oggi, perché è un problema annoso che si trascina da sempre. E quindi questo lenzuolo vuole indicare che tutti quanti i calabresi sentono questo problema, sono toccati da vicino da questo problema e vorrebbero una sanità migliore, una sanità a misura d'uomo, una sanità che non costringa all'emigrazione sanitaria, che è una piaga della nostra Calabria, una sanità che consenta di essere curati come abbiamo diritto nella nostra regione.
e sappiamo benissimo che sono tante le persone che sono costrette per ragioni varie a lasciare la propria terra e andare a curarsi altrove. Rimane un dato di fatto però, non tutti sono nelle condizioni di poterlo fare, prima di tutto. Ovviamente lasciare la propria terra, andare fuori, ha anche dei costi notevoli, anche se uno va in una struttura pubblica. Ma c'è un altro aspetto che io vorrei sottolineare e sul quale vorrei attirare l'attenzione di tutti. Nella condizione in cui uno ha un problema e magari non si fida o non trova delle soluzioni localmente, si rivolgerà a strutture al nord o anche all'estero. Ma quando si viene a creare una condizione di emergenza, nessuno è esente da questi rischi, anche i giovani. Un trauma, un evento traumatico che può interessare qualsiasi organo, o problemi di ictus, tanto per citare qualcosa. Non programmabile e che non ti dà il tempo di prendere l'aereo, il treno e arrivare magari con agio in un qualsiasi posto d'Italia o dall'estero. Esattamente. Allora, dottore, però insomma, sì, questi sono problemi, sembra che parliamo di chissà che cosa, dovrebbe essere la normalità, cioè dovremmo aspettarci queste cose in tutta normalità, e invece stiamo parlando di cose che sembrano, ecco, quando ci pensiamo, pensiamo anche a che condizione di estrema gravità viviamo, perché quello che è ordinario qui è straordinario. Però ecco, le volevo chiedere, sì, però io ricordo anche da questo mio osservatorio di decine, centinaia di manifestazioni, di proteste anche eclatanti che hanno visto coinvolta tutta quanta la società civile, le massime autorità in varie maniere. Ecco, lei cosa spera di ottenere? E questa è una domanda che ovviamente mi aspettavo e che mi rivolgono in tanti. Ma in realtà, ecco, diciamocelo chiaramente, io vedo sì delle manifestazioni che sono però sporadiche, qua e là, sfilacciate, non c'è secondo me una visione d'insieme, non c'è un progetto univoco. Il lenzuolo è un simbolo, è un inizio, e io dico sempre che il viaggio più lungo, anche quello verso la Cina, comporta sempre un piccolo passo. Questo è un piccolo passo iniziale. Non ci fermeremo qui ovviamente, perché noi crediamo che la soluzione per la sanità verosimilmente non partirà mai dall'alto. Non ci sarà un Deus ex machina che ci cala una soluzione già bella e pronta impacchettata, e altrimenti l'avremmo visto i risultati. Ora è sotto gli occhi di tutti il fatto che da tempo immemorabile la nostra sanità versa in condizioni, chiamiamole disagevoli, abbiamo una sanità malata, quindi è una sanità che va curata, è una sanità che è inadeguata, è una sanità da, per certi aspetti, anche se a macchia di leopardo, bisogna pure dirlo, che non è a misura d'uomo. E allora il linzuolo è un simbolo, è un modo anche per contarci, per dire io ci sono, è un movimento che parte dal popolo, dai cittadini, dal basso. Ecco, a proposito di chi ci sarà, sicuramente una forma diversa dal pregresso, da quello che siamo abituati a vedere. Ecco, questa volta sarà con mezzi moderni, con i sistemi nuovi della tecnologia, attraverso i social. Ecco, ci faccia un po' capire come avviene il proselitismo sotto questo aspetto, perché lei ha creato un autentico esercito in pochissimo tempo. Non so quanti siano, adesso mi dirà lei perché c'ha il suo profilo davanti, perché crescono questi numeri di minuto e minuto. Siamo sui 28.000 quanto? 28.442 vedo adesso, se non è stata allora aggiornata la pagina. Ce lo faccia vedere a tutti quanti. Allora andiamo sul suo profilo e ci faccia capire anche un po' come pensa la gente, cosa ne pensa, quali sono i commenti, come ci si prepara domenica. Solo qualche esempio. Intanto vediamo appunto questo profilo. Insieme per la Calabria, il gruppo appunto Facebook. Esattamente. Ci faccia un sunto, anche non magari leggendo, magari le sarà rimasto impresso. Qualche dichiarazione, qualche commento. Certamente. Allora, la prima cosa che mi colpisce, che vorrei dire, è un gruppo che è cresciuto molto rapidamente, in pochissimi mesi. È giusto dire che inizialmente... Quando è partito?
Allora, il gruppo stranamente sembra un vecchio gruppo, sembra che abbia un'anzianità di 10 anni, perché in effetti prima si chiamava Calabresi Gente per Bene, ed era un gruppo che avevo fondato per sostenere un'iniziativa benefica, che forse lei ricorderà molto bene, che è promossa dall'associazione Memorial Paolo. Memorial Paolo, certamente la ricordo bene. Sono stato in qualche modo anche protagonista, poi ne parliamo magari. Certamente. Mi farà molto piacere, sì. Poi questo gruppo, quando io sono rientrato e ho visto questo divario enorme tra la Calabria e la sanità, diciamo, francese, e mi sono avvilito, come giustamente ha ben detto, ho fondato questo gruppo. Quindi inizialmente questo Calabresi Gente per Bene ha dormito per anni in letargo, e poi l'ho, come dire, rispolverato, convertito e poi l'ho battezzato Insieme per la Calabria. Quindi è partito praticamente da ottobre 2020 con uno scopo precipo, però, insomma, ovviamente con la sanità, esatto, insomma, con un obiettivo principale, sì, che è quello della sanità, che sembra essere il problema che più tocca dai vicini calabresi. E questo recentemente, quindi? E quindi recentemente. Da pochi mesi, Esattamente. E subito si è scattata, insomma, una reazione da parte della gente, perché questo è un problema che effettivamente è avvertitissimo. Ci sono delle urla nell'aria, che però nessuno ascolta. Poi vedremo quali urla e chi dovrebbe prestare ascolto. Certamente. Ma intanto, ecco, torno alla riflessione di prima. Ecco, quali sono i commenti, ecco, la gente cosa pensa, cosa dice. Commenti. I commenti. Cosa dice di lei anche? Ecco, no, ma voglio dire, io non sono solo, ovviamente, è giusto dirlo. Innanzitutto c'è con me, c'è un gruppo di una quarantina di persone, sì, che io chiamo lo staff dirigenziale, perché sono persone che si sono offerte a collaborare, sì, e che partecipano attivamente alla vita del gruppo e che mi coadiuvano in un modo fantastico, con grande abnegazione. Sì. E poi l'altra cosa che io devo dire e voglio dire è che ci sono tantissimi calabresi oriundi che vivono in Australia, in Canada, in Germania, all'estero, e che sono nel gruppo e che manifestano un grande amore per la Calabria. E io dico che probabilmente quel senso di solidarietà, perché loro non è che vengono investiti direttamente nel problema. No, ma appunto per questo dico che è molto bello. Loro amano la Calabria, e forse la amano più di quelli che ci vivono. Ecco la mia considerazione. Sì, perché le abitudini, sono quelli magari che sono in prima linea, sono quelli più attivi, stranamente. L'abitudine, la suefazione anche al problema, la rassegnazione probabilmente, certo, ci fa dimenticare, poi magari quando abbiamo bisogno ci ricordiamo, no? Esattamente. Ma non c'è, voglio dire, servizio, non c'è cura. Che invece molti, fuori, insomma, si è sempre molto attenti. Che poi molti rientrano magari in Calabria. Sì, poi magari quando. E quindi loro toccano con mano le inefficienze della sanità calabrese. Certo. Quindi è un problema che li può toccare anche da vicino. E ora, con la manifestazione del lenzuolo, già ci sono tantissime persone che hanno esposto il loro lenzuolo, l'hanno fotografato, l'hanno messo sul gruppo. E sicuramente ce ne saranno sempre più. Quindi non aspettano domenica, ma hanno già hanno già iniziato a metterlo. Bene. E qua a Roccella in particolare. Sì, 28.000 e più, ecco, ci sarà. Roccella è pieno di manifesti. Sì. Di manifesti che invitano. Come questo. Come questo, che invitano appunto a questa azione per domenica. Dicevo, 28.000, quindi ci sarà, insomma, gente di ogni età, di ogni estrazione sociale. Certamente. Ecco, questo esercito da chi è composto, sì. E allora, questa è una domanda che mi piace, perché in effetti la maggioranza sono donne. Ecco, la prima cosa da dire. Sì. La maggioranza sono donne. E sono in una fascia di età media, diciamo. Lamento una scarsa presenza di giovani, ma probabilmente i giovani forse sono attirati da altri social. Probabilmente questo è il problema. Sì. Però porremo rimedio anche a questo, perché saremo presenti anche in modo più incisivo su Instagram, per esempio. Mi è stato consigliato di farlo, lo farò. Sì. E poi l'altra cosa che da dire, che ci sono anche persone che, pur essendo lontane, esporranno
il lenzuolo, io parlo di persone che vivono in Canada. Quindi avremo delle lenzuola domeniche, esatto, esposte anche in Canada, in Canada, in Australia, in Germania. E il bello è che loro faranno la foto e la metteranno sul gruppo. E si metterà, infatti, stavo appunto per chiedere, ovviamente facciamo un lavoro di questo senso perché sarebbe interessantissimo, curiosissimo e bello, insomma, andare a raffigurare questi movimenti anche molto lontano da questa terra. Qui, anche qui, insomma, la tecnologia ci può aiutare tantissimo in questo aspetto. Andiamo ai problemi della sanità, dottore, poi magari torniamo, cosa fare, eccetera, eccetera. Ecco, qui è un problema ovviamente che parte non da ieri, e iniziamo dalla madre di tutte le domande, cioè la politica dov'è, dove è stata, in un settore dove tantissimi sono gli interessi, mi riferisco a quegli interessi economici soprattutto, la politica dov'è stata? Ma io penso che il problema sanità è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo visto come i vari governi, destra, sinistra, centro, si sono preoccupati principalmente di far rientrare dal debito che esiste nella sanità calabrese. Sì. Quindi sono stati nominati i vari commissari, ci ricordiamo pure alcune scene comiche, se non fosse da piangere. Anche recenti. Soprattutto recenti, del commissario Cotticelli, il quale non sapeva neanche che doveva predisporre un piano per il Covid, e questo la dice lunga, insomma, dello stato di abbandono in cui versa la nostra povera sanità. Ma forse anche questo, cioè è stato facile nominare il commissario, no? Commissario che venga da chissà dove preoccuparsi di Calabria, però quando tu vedi che il problema non viene riparato, non viene insomma risolto, fai? Continua a nuovi commissari? Ricordiamo, i commissari hanno un costo, non sono gratis, non vengono gratis, non vengono per offrire la loro collaborazione gratuita. Pagati profumatamente. E certamente non li pagherà né, dire, il parlamentare del Veneto, ma pagheranno i calabresi. Certamente, ma infatti la cosa che a me dispiace, ma bisogna dirlo, è che in realtà non è che ci si è preoccupati di migliorare realmente la sanità. Io ho l'impressione, ma ne sono persuaso e convinto, che questi commissari sono stati nominati per far rientrare dal debito creato da chi? Creato da chi ha responsabilità. E quindi sulla pelle di noi calabresi. Non è colpa dei calabresi se si è venuto a creare questo debito. Evidentemente ci sono delle ragioni che non vanno certo ricercate nel povero cittadino che è malato e che ha bisogno di cure e di assistenza. Dunque, poi tra l'altro chi paga questi debiti, no? Perché poi, voglio dire, insomma, qualcuno li dovrà pagare ed è una somma esorbitante che probabilmente non verrà mai. Ma infatti io penso ripianata. Che, ma non sarà mai possibile pagare umanamente. No, e quindi occorre un colpo di spugna, una presa di posizione. Ma esattamente, ma infatti io auspico una cosa molto semplice, e c'è il recovery fund che dovrebbe arrivare anche in Calabria, che è un'opportunità storica, probabilmente ripetibile. Ovviamente c'è da dire, qua bisogna ricordarlo, che questo recovery fund arriverà in misura molto minore rispetto a quello che è previsto dalle regole europee, questa è una cosa importante da dire, da sottolineare, di uno scandalo. E per fortuna, anche quello, sì. E per fortuna questo è un qualcosa che viene denunciato e lo dobbiamo dire ad alta voce. Secondo le regole europee dovrebbe arrivare il 70%, a noi arriveranno briciole probabilmente, e questo ovviamente non va bene. Però sono risorse, non va bene, però sono risorse. Certamente. Comunque c'è un'opportunità. Certamente. Ecco, discorso di prima. Ma voglio dire, il recovery fund è uno stanziamento di fondi per risollevare le condizioni di un sud arretrato, questo è l'obiettivo. Questo è lo spirito del recovery fund distribuito dall'Europa. Però probabilmente questo non sarà così. Sì, no, mi scusi, io insisto sulla politica, perché poi abbiamo assistito, siamo stati tutti spettatori inermi, cittadini, di personaggi anche nuovi della politica, cioè nati la sera prima e che poi abbiamo visto al consulto prendere migliaia di voti. Ecco, com'è possibile che una persona, insomma, dalla sera alla mattina poi si riscopra così tanto popolare? Per poi, anzi recentemente, adesso lei diceva, adesso abbiamo scoperto, ecco, tra
attraverso anche delle trasmissioni, dei servizi particolari, perché la comunicazione, anche quella, si è tantissimo evoluta. Abbiamo queste rubriche che magari 10-15 anni fa non c'erano, quindi tante cose non venivano a galla, ma problemi che probabilmente, situazioni che si verificavano anche 10-15 anni fa, ma anche situazioni politiche, no? Che adesso stanno venendo a galla, no? Di politici che finiscono in manette, che 10-15 anni fa comunque non subivano, ecco, queste attenzioni da parte della giustizia, no? E quindi si continuava ad avere quei 10.000, 12.000, 13.000, 14.000 voti, così senza essere politicamente, avere un background importante, e continuavano, insomma, così a fare in modo che la sanità, che rappresenta ovviamente nel capitolo di bilancio una somma considerevole, ecco, continuasse a vivacchiare così, alla mercé di quelle poche caste, voglio dire. Cioè, possiamo parlarci francamente e in questi termini, vogliamo dire adesso, insomma, che probabilmente abbiamo maggiori coperture e maggiori attenzioni da parte della giustizia? Ma sicuramente questo è un fatto. Confidando che ci sia ancora maggiore giustizia, perché, certo, i problemi non sono stati stagnati, non sono, certo, stati risolti. Ma questo sicuramente è un fatto positivo, che ci siano delle attenzioni. Certo. Perché io credo che se c'è stato questo enorme debito, evidentemente ci sono delle responsabilità, questo è ovvio. Questi bilanci che scompaiono. È possibile che nessuno se ne accorga o cosa. È evidente. Cioè, domandi il commissario, ma. E poi dico, punizioni nulla? Cioè, la punizione è solo quella del cittadino che poteva pagare il debito, dovrebbe pagare il debito, perché non riuscirà mai a pagare il debito. Però pagare il debito significa restrizioni, significa che abbiamo meno possibilità di curarci bene, e questo è il punto. È un cane che si morde la coda. È un cane che si morde la coda, e questo è il dramma della nostra sanità. Senta, lei dal di dentro, perché insomma era... adesso in quiescenza ovviamente, ma è stato protagonista anche della nostra sanità, noi dal di fuori vediamo, insomma, queste unità che scompaiono, che chiudono, mancano i medici, manca il personale, mancano i macchinari, e manca questo, e manca quell'altro, e non funziona l'ascensore. Noi, insomma, qui al nostro giornale quasi quotidianamente ne abbiamo date di notizie anche curiose, anche divertenti, perché poi, insomma, a un certo punto uno, quando è inerme, ecco, la mette sul piano dell'ironia, non può fare altrimenti. Ma dal di dentro, cioè, come si è vissuta questa spoliazione della sanità? Lei da medico. È sotto gli occhi di tutti. È sotto gli occhi di tutti. E credo che al di là del discorso economico, ma uno deve fare delle riflessioni terra terra, semplici, che toccano la vita del cittadino. Torniamo al discorso di prima. Quando uno sta male e si crea una situazione d'urgenza, è indispensabile che ci sia un servizio di pronto soccorso efficiente. È il primo tassello indispensabile sul quale poi si costruiranno tutti gli altri. Quindi è inconcepibile che negli ospedali ci sia un servizio di pronto soccorso inefficiente, dove ci sono pochissimi medici sovraccaricati di lavoro, pochissimo personale. Cioè, un medico al pronto soccorso. È una cosa inconcepibile. Quindi il suggerimento da tecnico, ecco, che darei è: potenziamo i pronto soccorsi della Calabria. È la prima cosa da fare. E mettere anche persone anche che hanno esperienza. E magari fare anche una specializzazione. Medico di pronto soccorso. Sì. Questa è un'idea, ma è una cosa secondo me importante, fondamentale, perché è in quella prima fase che si può creare una buona sanità, perché può dipendere la vita o la morte di un paziente. E assunzioni e personale, perché ci vuole la gente. Ci vuole, cioè, la un gente. Medico non può fare 16-18 ore di lavoro. Assolutamente. Ma anche un infermiere, ma anche un qualsiasi assolutamente osso alto. Insomma. Ci deve essere il riposo mentale, certo, chiaramente. Certo. Perché sembra niente, ma il lavoro del medico al pronto soccorso, sì, è un lavoro di uno stress enorme. Senta, quindi non può fare turni lunghissimi. Senta, dottore, perde di lucidità. Certo, certo. Dottore, ma un'altra cosa, ne riflettevo con la dottoressa Crimeni, è stata mia ospite qualche giorno fa, però insomma gli argomenti erano ben altri, parlavamo di scautismo eccetera eccetera, però lei, insomma, è responsabile a Gioiosa Ionica di medicina territoriale, e anche questo è un aspetto importante, perché tutti quanti ricordiamo che fino a 10-15 anni fa
insomma, piccoli incidenti anche in strada, andavamo a farceli curare qui al centro Saub locale, eccetera, eccetera. Adesso anche per la piccola escoriazione, tra virgolette, ovviamente dobbiamo andare all'Ocri e quindi far fila lì, eccetera, eccetera, ingolfare il pronto soccorso. La medicina territoriale, la funzione e l'utilità che potrebbe avere, qualora si riqualificasse. Certamente, ma il punto è sempre quello, ci vuole una medicina territoriale che sia meglio organizzata, che sia implementata da personale all'altezza, adeguata, preparata. Le guardie mediche. Le guardie mediche. Sì. Insomma, perché io dico una cosa, guardi che i giovani medici calabresi, ma sono di altissimo livello, io ne ho conosciuti tantissimi e posso dire che un medico giovane di oggi è molto più preparato di un medico di 30, di 40 anni fa. Ecco, una cosa che mi piace sottolineare, perché una volta si studiava solo sui libri e non era facile andare a cercare le notizie, questo le informazioni. Questo è un po' un paradosso, no? Un po' un paradosso. È un paradosso. Oggi trova difficoltà, enormi difficoltà, ad essere assunto sì, ma... un medico che magari può fare anche la semplice domanda, quello che so dal nostro osservatorio, poi mi dica lei che chi meglio di lei, ovviamente, che ha girato il mondo facendo questo lavoro. Oggi basta una semplice domanda e uno può andare a fare il medico in Germania, invece certamente, qui in Italia certamente deve aspettare 35-40 certo, anni per essere inserito in qualche struttura. E questa è la causa. Ma è possibile? Ma questo è il motivo per cui i migliori, questo è un problema giovani nazionale, se ne vanno. Adesso i migliori giovani se ne vanno, certo, ecco, questo è il Germania, problema. Inghilterra, esatto, esattamente, Spagna. Io ho una figlia giovane, penso molto brava, preparata, si è laureata all'estero e poi insomma aveva pure vinto un concorso difficile in Francia di specializzazione, sì, ma alla fine ha deciso di rientrare e io applaudo questa sua decisione. Farà la sua gavetta, farà le sue guardie mediche, ma voglio dire, è sicuramente una risorsa per la nostra Calabria, ma come lei ce ne sono tantissimi. Certo, certo. Io vorrei dire, aiutiamo i giovani medici a crescere, perché abbiamo tanti talenti, non li perdiamo, perché possiamo comprare 100.000 risonanze magnetiche, ma se non abbiamo il personale che lo sappia gestire e interpretare, sono cattedrali nel deserto. Possiamo aprire una piccolissima parentesi e poi torniamo ai problemi? No, c'è questo aspetto, perché abbiamo vissuto questi ultimi 4-5 anni di politica a livello nazionale, ma anche regionale, anche qui da noi. Lei si ricorda le false partenze delle ultime due consigliature e quest'ultima consigliatura con la triste dipartita della nostra governatrice, quindi altri problemi, insomma, passo a rilento ovviamente anche di questo nuovo governo regionale per, insomma, per quello che è capitato. Ecco, lei avverte insomma un clima di cambiamento, possiamo insomma pensare positivo per il futuro, anche perché anche a livello centrale, no? Abbiamo avuto 4-5 anni di governi balbettanti, possiamo dire così, adesso insomma con Draghi, con persone di un certo spessore, con nuove elezioni alle porte, anche il nuovo Presidente della Repubblica, insomma, che dovremmo avere insomma nuovo, eccetera, eccetera, con questi fondi, ecco, europei. Lei riesce a pensare positivo e a inculcare l'idea che anche noi altri di questa terra si pensi positivo per l'imminente futuro? Ma io sono ottimista. È fiducioso? Natura. Sono ottimista e fiducioso per natura, perché io ho conosciuto tantissimi calabresi, anche all'estero, persone che si sono distinte, persone che si sono affermate nonostante le grandi difficoltà. Quindi il calabrese ha nel suo DNA tantissime pregi, tantissime qualità. Io non parlo del senso della famiglia che è conosciuto, ma la perseveranza, la caparbietà, lo spirito di sacrificio fa parte del DNA del calabrese. Perché i calabresi quando vanno fuori poi si affermano, si impongono? Io quando ero fuori all'estero a Parigi ho conosciuto tantissimi luminari di origine meridionale, la maggioranza calabresi, siciliani, pugliesi, napoletani, e avevano e occupano dei posti di grande prestigio. Certo. Quindi io dico, e poi d'altro canto sappiamo tutti che se andiamo a trovare qualcuno al nord, un parente che si è ricoverato, e poi noi incontriamo chi? Tantissimi medici di origine calabrese.
Gli ospedali però, del nord sono pieni di, sì, però cosa di medici calabresi. Sì, ma cosa si è verificato? Si è verificato perché alla meritocrazia qui insomma c'è stata la supremazia del clientelismo. Il problema quello è il problema è quello, ma il problema è quello. Dottore, dunque io le chiedevo. Meritocrazia è la parola da usare. Sì. Che manca. Che manca. Che manca, che all'estero c'è. Esatto. Perché all'estero, attenzione, abbiamo questi contratti che si fanno a questi medici. Ripeto, dal mio osservatorio, poi meglio di lei, insomma, nessuno può dirci, ecco, in questa tribuna, semplici domande, poi fanno dei periodi di prova e quindi poi si va lì veramente a bagliare le capacità e ne hanno i calabresi che vanno ad operare in Spagna, in Germania, ma in tutti i campi. In tutti i campi. Senta, le chiedevo prima, stavo dicendo, ecco, di mezzi e uomini, abbiamo parlato di uomini, la necessità di assunzione, eccetera, eccetera, però ecco, i mezzi. Ecco perché noi contiamo sempre di unità che anche chiudono perché si rompono i macchinari e non c'è nessuno che li aggiusta, che li sappia aggiustare o che magari mancano le risorse per aggiustarle. E quindi che si fa? Si chiude un reparto. E quindi che si fa? Si favorisce la sanità privata. E poi sanità privata e sanità pubblica. Che conflitto c'è? E in Calabria qual è? Io credo che sanità e dovrebbe pubblica, essere conflitto, non dovrebbe essere conflitto. Io credo che sanità pubblica e sanità privata potrebbero convivere e se ci sono delle regole giuste, io credo che può essere un qualcosa in più, può essere uno stimolo per entrambi, per migliorare, certo. Perché la vera concorrenza, quella fatta però secondo le regole e con criteri di onestà, sì, ovviamente, è vivificante, può migliorare la sanità. Certo, se invece intervengono altri fattori, e allora intervengono quello che noi sappiamo. Certo, cioè le grandi aziende con le grandi proprietà che magari portano voti, insomma. È chiaro che allora tanti non voti c'è al politico, più concorrenza e quindi è chiaro viene che poi una volta che si accomoda favorisce questo e quell'altro. Certo, è sempre il discorso che facevamo, insomma, della politica, eccetera, eccetera. Purtroppo è così. Senta, quindi poi l'ingerenza della politica. Sì, che bisognerebbe togliere. Gira, rigira, bisognerebbe togliere dalla sanità. Fino a che non finiamo la nostra trasmissione, ancora sentiremo parlare di politica e politici. Ma noi continuiamo, vediamo un po' quante altre volte emergerà, ecco, questa figura. Un'altra cosa, oggi non c'è manco più la sicurezza negli ospedali, ecco, noi sentiamo di medici menati, non eravamo abituati sinceramente, invece adesso in maniera abbastanza copiosa accadono di fatti incresciosissimi in Calabria e questo è proprio perché il cittadino insomma è esasperato. Sbaglia, manca la sicurezza, tutto quello che vuoi, ma alla base ci mettiamo pure una bella dose di esasperazione? Certamente, ma probabilmente. Certo, io e lei non andremo mai alle mani, le mani. Certamente, con... questi però episodi chiaramente sono da fustigare, da condannare, perché sono episodi di estrema inciviltà e che non fanno onore a chi li commette. E anzi io penso che la magistratura dovrebbe intervenire in questi casi con un pugno fermo, perché sono episodi incresciosi che non aiutano a dare una buona immagine della Calabria e della nostra sanità. Allora è chiaro che ci sono sempre le pecore nere, ovviamente, ci sono in tutte le buone famiglie, però è giusto dire che molti medici lavorano in condizioni precarie, di estrema difficoltà, fanno già tanti sacrifici, già è uno sfinimento ed è uno svilimento. Però è chiaro che questi episodi certo non li aiuta certo a lavorare con la dovuta serenità. Certo, anche questo. Episodi da fustigare, chiaramente. Assolutamente. Dunque, vediamo altri aspetti della sanità. Intanto qui abbiamo anche in questo lembo di terra situazioni ancora più critiche. Pensavamo che con la pandemia si mettesse mano, si risolvesse anche, perché abbiamo degli ospedali chiusi, abbiamo degli ospedali funzionanti, che so io, al 10-20%, strutture importanti che insomma anche godono di strumentazione anche all'avanguardia, lei sa, mi riferisco a Casa della Salute, mi riferisco all'ospedale di Gerace, mai aperto, eccetera, eccetera. Sotto questo aspetto, insomma, che pensieri ha avuto in passato, dottore, e confrontandosi con i suoi colleghi, si sarà mai chiesto? Certamente sì, ma con quali termini, ecco, del perché di questa fase stagnante della sanità locridea? Io credo che la situazione in particolare… Eppure abbiamo avuto dei politici anche qui che insomma hanno intrapreso azioni. Certo,
Ma il discorso è che noi torniamo sempre al problema di prima. Sì. Ci sono interessi, ci sono troppi interessi e il malato non è al centro della sanità. Ecco, questo è il grosso problema. Cioè non abbiamo quella preoccupazione di dire ma come facciamo a curare bene? Come possiamo rispondere alle esigenze di un malato calabrese? E molto spesso si guardano a tanti altri aspetti, si guardano ad aspetti economici, gestionali, tutto quello che vogliamo, e però il malato deve essere al centro dell'attenzione, tutto deve ruotare attorno al malato. Ecco, il segreto per una buona sanità, ecco, è quello che io ho visto in Francia, quello che io ho visto a Parigi, dove il malato era veramente al centro del mondo sanitario. Guarda, mi ha preceduto per chiederle, che ha enorme esperienza internazionale, qual è la cosa che prenderebbe a prestito dalla sanità, ecco, francese ad esempio, che insomma riguarda anche la sua recente esperienza in ospedale parigino. La prima cosa porterebbe in Calabria, in valigia. La prima cosa è il personale paramedico, che è fondamentale. Innanzitutto ci deve essere un buon personale paramedico, anche numeroso, sì, in modo tale che il medico non debba fare il portantino. Ecco. Il medico deve essere una testa pensante. Sì. Il medico deve sedersi alla propria scrivania, deve ragionare, deve riflettere, deve anche andare a consultare con i mezzi moderni informatici anche gli articoli scientifici, perché ci sono casi strani. Certo. E il medico si deve sempre aggiornare. Un medico che non si aggiorna dopo 5 anni non è più in grado di fare il medico. E allora la figura dell'infermiere professionale, secondo me, è importante, fondamentale. In Francia, ecco, glielo devo dire, io operavo, facevo degli interventi che in un certo senso programmavo al computer, cioè lo facevo la veglia, era tutto un progetto, come il progetto che fa un ingegnere, e poi lo realizzavo. Ma il personale paramedico prescriveva le medicine, quindi infermieri che facevano anche prescrizioni, ovviamente sì, quelle più, ovviamente sempre con l'accordo e con la supervisione del medico. Quindi voglio dire, la figura là dell'infermiere è una figura privilegiata. La squadra di lavoro. Voglio dire, secondo me fa la qualità. Fiatata, entusiasta. Esatto. E lavoravano bene, con impegno, con cortesia, con garbo. Ecco, il malato si sentiva attenzionato, circondato da affetto, affetti, oserei dire. Esatto. Ecco, si capiva e si percepiva la voglia di aiutare, di curare, di guarire. Perché non sono solo le medicine che contano. Certo. Ci vuole anche quell'atteggiamento di piena disponibilità nei confronti del malato, il quale si deve sentire sostenuto, sorretto. Certo. Lei da dove ripartirebbe? Ecco, fin qui abbiamo parlato, insomma, delle problematiche, delle differenze sostanziali, ma dica lei, da dove ripartirebbe? Avesse, insomma, la possibilità adesso di avere risorse, di poter politicamente anche intraprendere. Cioè, a proposito di politica, intanto sfatiamo una cosa, ma lei non è che fa tutto questo perché ha qualche interesse politico, magari? Perché altrimenti azzeriamo la trasmissione. Certamente, e lo deve azzerare. Qualcuno nel passato disse... se io non avrò successo questa mia iniziativa, io uscirò dalla politica. Io dalla politica non ci sono mai entrato. D'altro canto, io dico sempre che ognuno giudica col suo metro. Sì. Lei ricorderà che nelle manifestazioni di cui lei è stato un protagonista brillantissimo. Ora arriviamo subito, sì, perché ma lo voglio dire. Ci tengo tantissimo. Lo voglio dire. E io ricordo, abbiamo distribuito tantissime cose ai bambini, ai ragazzi, agli scolari, e già da allora dice ma forse persegue degli obiettivi politici. Anche allora le capitò allora, questa cosa. Anche allora mi avevano detto che io facevo quella beneficenza. Perché doveva fare il politico. Perché dovevo fare il politico. Io non l'ho fatto mai. Ma lei ha bisogno di fare il politico? Non penso non proprio. Non ho bisogno di anche fare il politico. Anche perché ha un curriculum straordinario. Non mi interessa fare il politico. Io vorrei lasciare una buona traccia, sì, se possibile, ecco, della mia esistenza. Ecco, a proposito di tracce, già che siamo in argomento, adesso continuiamo senza poi magari tornarci. Memorial Paolo Musolino, io non so adesso quantificarle
quante belle realtà abbiamo scoperto, quanti soggetti sono stati premiati, quanti giovani studenti, molti ovviamente in stato anche di bisogno. Ecco. A me solo a ricordare queste cose piange un po' il cuore, voglio dire, perché insomma non si sia poi continuata, eccetera, eccetera. Ecco, ma in lei, in cuor suo, adesso questa domanda ci tenevo a farla, ecco, che tracce sono rimaste? Ecco. Grazie per questa domanda, perché ci tengo, ci tengo a rispondere. Dico, d'altro canto, mi emoziono pure io. Sì, infatti io più ci penso più. A ripercorrere, ecco, quello che fu, quello che è stato, e perché risale già a 10 anni praticamente. E questa iniziativa era un'iniziativa, per chi non l'avesse conosciuta, promossa dall'Associazione Memorial Paolo Musolino, di cui io sono presidente. Paolo Musolino era mio padre, era un insegnante, un grande scacchista, aveva vinto più volte il campionato italiano di soluzione di problemi di scacchi, pur vivendo in un paesino. E ora giocare a scacchi è come giocare a calcio: se uno non gioca con le squadre forti, certo, difficilmente sì, progredisce. Eppure lui, pur vivendo in quell'angolino, era riuscito ad essere più volte campione italiano. Però lui era un uomo, un credente, un uomo pio, un uomo che, insomma, aveva sempre cercato di aiutare gli ultimi. E ricordo che comprava quaderni, penne e altre cose per darle ai bambini demuniti, ai bambini poveri. E allora, per ricordare questa figura, l'Associazione Paolo Musolino aveva organizzato dei tornei internazionali di scacchi, ricorderà, sì, lei era in prima persona. Sì, 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 sì. E che erano venuti scacchisti da tutte le parti del mondo. Ma veramente tutte le parti si giocava in piazza e poi c'erano queste cerimonie. E i premi che avevamo messo erano dei ricchi premi, tant'è, sì, che venivano dall'estero. Sì. E infatti vincevano sempre gli stranieri, voglio dire. Ma la cosa che mi piace ricordare è che abbiamo distribuito oltre 100 tra borse di studio e computer a bambini, a scolari della Loclide e poi anche della Piana di Gioia Tauro. Da una parte, e poi mi piace ricordare, piacerà anche a lei, dottore, immagino, le tantissime autorità, insomma le professionalità che si erano accostate, certamente, a questo memorial, certamente, che con grande senso di solidarietà, no, sostenevano queste certo, iniziative. Certo, no? Certo. Mi piace ricordare a chi magari comprava un quadro e poi comprava subito un altro quadro, sì, e sì, io una volta chiesi in maniera ingenua, ero non proprio ragazzino, ma comunque vabbè, non avevo certo i capelli bianchi di meno, era già 10 anni fa, era abbastanza diverso, e una volta chiesi ingenuamente, anche se anziano la tabba, dico, ma tutti questi quadri che li vuole? Mi sentivo rispondere, vorrei ricordare che abbiamo distribuito oltre 70.000 euro e raccogliere 70.000 euro non era cosa semplice, però io ci lavoravo 5-6 ore al giorno, sabato e domenica compresa, e allora esercitavo anche in ospedale, e avevo scritto a centinaia di artisti sparsi in Italia e nel mondo con delle lettere ad personam. Quindi dopo che mi ero documentato sull'artista, questi artisti hanno inviato quadri, centinaia e centinaia di quadri. Ricorderà che poi abbiamo fatto delle aste, anche aste televisive, delle mie, sì, era in poi ne abbiamo fatto anche una televisiva. E questo ha contribuito a raccogliere fondi. Poi c'erano i fondi anche, dico, io ho dato la mia contributo, ovviamente dato il mio contributo. Poi un'altra cosa bella che mi piace ricordare è che molti si erano offerti di donare una borsa di studio per ricordare un loro congiunto defunto. Certo, sì, quindi durante la premiazione si dava il computer e alle spalle veniva proiettato l'immagine della persona cui questo computer era dedicato. Certo, sì. Quindi c'è stata una grande partecipazione, manifestazione. Anni bellissimi che hanno messo in grande risalto, così come tante manifestazioni, ecco, il grande cuore dei calabresi. Senta, però torniamo adesso alla sanità, perché vedo che insomma il tempo adesso comincia un po' a stringere, abbiamo pochi minuti ancora. Torniamo al discorso e le chiedevo prima, dottore, fin qui i problemi, tutto quello che insomma abbiamo monitorato, osservato, arrivando qua in Calabria,
testando, toccando con mano direttamente la situazione Loprilidea. Ecco, ma avesse lei la possibilità di gestire fondi e di rimodulare qualcosa in sanità, cosa si metterebbe a fare? E da subito. Da subito. La prima cosa, pronti soccorso. Tutti i pronti soccorsi degli ospedali calabresi dovrebbero avere personale adeguato, preparato, medici non più giovanissimi, messi così, mandati allo sbaraglio, perché per fare un buon servizio di pronto soccorso ci vuole anche una grande esperienza. Sì. È difficile fare il medico di pronto soccorso, perché non basta solo intervenire così, bisogna, ripeto, ragionare, bisogna avere il tempo di riflettere, di valutare. Sì. E quindi ecco, allora ci vuole il personale paramedico e ci vogliono i medici preparati, non necessariamente giovanissimi, che ci devono essere ovviamente, ma per imparare. Ecco, questo è il primo tassello. Certo. Tutto il resto dovrebbe seguire, perché è inutile avere, che ne so, un servizio mega galattico di dermatologia. Sì. Sì, sicuramente è bello, sarebbe bello, sarebbe bello, importante, certo. Per carità, senza nulla togliere ai dermatologi, per carità, tanto di cappello, però voglio dire, la prima cosa, l'esigenza prioritaria è quello, se uno sta male, ha un problema, subito di essere inquadrato, quindi ecco l'importanza del medico del pronto soccorso. Certo. Il pronto soccorso, secondo me, è la prima cosa da essere attenzionata, quindi investire prima di tutto sul pronto soccorso. Dopodiché tutto il resto deve seguire, ovviamente. È chiaro. Senta, se invece avesse davanti così tutti quei, comunque, quelle personalità importanti che abbiamo avuto come commissari, no? Se lei adesso, insomma, avesse, insomma, qui tutti quanti davanti a lei, cosa direbbe intanto loro? Ma io direi una cosa semplice, molto molto semplice. Sì, alcuni erano inadeguati, impreparati, sappiamo pure a chi facciamo riferimento. Ma è anche vero che un carabiniere, con tutto il rispetto che noi possiamo avere per l'arma, anzi, voglio dire, meno male che c'è e ce ne sono tanti, e applaudo al nostro, voglio dire, sì. Però un po' di onestà intellettuale, ecco, voglio dire, di ritegno, ma, di, ma ci vogliono di pure, ci io vogliono, capisco la bella, ci vogliono, insomma, pure le competenze, voglio dire, io penso, la bella aspettanza, che, però io credo che ne so, un economista, cioè, perché se l'economista lavora solo in ossequio a dei principi di economicità per rientrare dal debito, sì, è chiaro che non si può andare avanti, non si possono fare delle riforme, questo è il punto. Questo, e l'altro, insomma, il discorso, che è possibile che in tutti questi commissari non si sia, insomma, trovato un calabrese idoneo, cioè i calabresi non sono buoni per fare... ma voglio dire, anche questo è il paradosso, sì, è paradossale, voglio dire, io penso che un calabrese degno di tal nome, e ce ne sono tanti, e conosce meglio la realtà calabrese della sanità e quindi potrebbe chiaramente intervenire in modo più incisivo. Calare dall'alto un commissario che viene da lontano, che viene da Roma, che viene da Napoli, che viene non so dove, dico, già ha un'altra mentalità, e questo può anche contare. Sì. E poi deve conoscere bene i problemi, deve essere anche un tecnico che conosce i problemi della sanità. E integrarsi ovviamente con le problematiche, le maglie, appunto. E poi ovviamente ci vogliono i fondi, è inutile nascondercelo. Certo. Ecco. Senta, lei sperava all'inizio della pandemia, perché si ricorda all'inizio della pandemia, un anno e mezzo fa, si facevano, insomma, tanti discorsi, no? Adesso è il momento opportuno, ecco, perché poi sono ingigantiti tanti problemi della sanità Loprilidea, dicevamo tutti, anche qui in questa tribuna, no? Io chi chiamavo, chi era mio ospite politico, insomma, operatore o tecnico, eccetera eccetera, beh, è il momento opportuno, tutti mi dicevano, è il momento opportuno per cambiare qualcosa, qualcosa cambierà, vedrete, adesso alla fine di questa pandemia tante cose cambieranno, perché ci sarà una sanità diversa, una sanità centralizzata. Adesso non sto qui a ricordare tutti i discorsi che mi sono stati fatti, ecco, ma cosa è cambiato? Ma è quello che io dico, la nostra iniziativa parte dal basso, parte dai cittadini, nulla. Parte dal popolo, proprio perché gli annunci ormai non ci convincono più, non ci crede più nessuno a Babbo Natale, questa è la realtà. Per cui, se noi non riusciamo a far sentire la nostra voce, ecco perché dico, calabresi, alziamoci in piedi, facciamoci sentire,
può darsi che la nostra voce arriverà laddove deve arrivare. Questa è l'unica possibilità. Se stiamo in silenzio è peggio. È chiaro, stare in silenzio e lamentarsi ognuno nel certo proprio angolino. Se noi ci lamentiamo di una sanità che non va e lo facciamo nel chiuso del nostro salotto, sì. Chiaramente non andremo da nessuna parte. Sì, questa iniziativa, poi magari stare maggiormente attenti quando si andrà a votare. Senta, vogliamo chiudere, che siamo veramente in chiusura adesso, con un appello. Certamente. Che siete lasciare a tutti quanti. Questa certamente è rivolta proprio a tutti quanti. Certamente. Io domenica, cosa dobbiamo domenica fare? Io dico domenica anche subito. Subito, ma anche subito. Da subito, esatto. Perché già molti hanno iniziato a farlo. Esatto. Io dico prendiamo un lenzuolo, lo esponiamo sui nostri balconi, è un simbolo, è un inizio. Non ci fermeremo qua, perché, ripeto, vuole essere soltanto una manifestazione di intenti. Chiaramente non credo che il lenzuolo risolverà, non sono così ingenuo, i problemi della sanità calabrese, però questo è un altro approccio, è un approccio diverso. E anche perché non sarà l'unico, attenzione. Chiaramente non sarà l'unico e sicuramente troveremo altri modi per farci sentire. E invito anche tutti a iscriversi al gruppo Insieme per la Calabria, farlo crescere, perché più siamo e meglio faremo sentire la nostra voce. Io ho l'impressione che se arriveremo a 50.000, 60.000, 100.000, io credo che sarà difficile ignorarci. Stuzzicheremo qualcosa a qualcuno, qualcuno, solleticheremo qualcosa. Qualcuno sarà solleticato. Grazie, Volevo dire un'ultima cosa, certo, che mi ha consentito, certo. Un'ultima cosa. Certo. Volevo dire, e qua faccio anche un appello. Ho creato anche un gruppo ristretto, privato, battezzato Amministratori Gruppi Calabria. Siamo circa 27, rappresentativi di oltre 200.000 membri, quindi 200.000 calabresi. Sì. Io vorrei che tutti quanti venissero in prima fila, tutti quanti partecipassero a questa nostra iniziativa, perché è nel nostro interesse, nell'interesse della Calabria. Quindi lei sta costruendo questo esercito, ma vorrebbe anche dei sergenti. Ma io mi sento un soldato in mezzo ai soldati. Io vorrei che tutti quanti si sentissero partecipi, certo, a questa certo, iniziativa, certo. Che non è Beh. Mia, è l'iniziativa di tutti. E allora intanto andiamo a vedere un po' questo gruppo, ecco, che cosa comporta e qual è l'attività. Ecco, quindi invitiamo anche la gente sui social ad avvicinarsi. Avviciniamoci a Insieme per la Calabria, perché insieme si può. Ecco, insieme si può. Abbiamo anche pubblicizzato la manifestazione del buon Francesco Minici, che sarà a Roccella tra qualche giorno. Grazie dottore Mussolino, noi adesso chiudiamo con un servizio sulla politica. E ci risentiamo, ci rivediamo, anche grazie. Per capire un po' com'è andata, certo. E quali saranno le altre iniziative. Grazie dottore Mussolino. Grazie. Una buona politica. Serata a tutti, grazie. Grazie. Sì, tra poco arriva il servizio e domani siamo qui. Vi anticipo pure che parleremo di AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. A domani, sempre alle 19. Grazie, servizio. Ieri prima uscita pubblica per la candidata del centro-sinistra. Parliamo di Amalia Bruni, che punta tutto sul collettivo. Dobbiamo costruire la squadra, abbassare i toni e i personalismi. Sulla mia candidatura hanno detto che sono manovrata, ma chi pensa che un medico non possa avere un agire politico sbaglia. Io ho una storia sul piano scientifico e istituzionale e in questa nuova esperienza che ho deciso di affrontare ci metto la faccia. Queste sono le parole pacate ma decise della dottoressa Amalia Bruni, una scienziata di fama internazionale che tutti conosciamo e che ieri pomeriggio ha ufficializzato la sua candidatura alla presidenza della Regione Calabria come candidata governatrice del centro-sinistra. La manifestazione si è svolta in un hotel di Gizzeria Lido, ad affiancare la ricercatrice e il responsabile nazionale degli enti locali del PD, Francesco Boccia, il deputato Antonio Viscomi ed ancora il commissario regionale del PD, Stefano Graziano. Presenti anche alcuni esponenti di gruppi che formano la coalizione, tra cui Vincenzo Cerullo degli Animalisti e Antonio Ferrazzo, Centro Democratico. Ancora era presente Teresa Espotito, rappresentante regionale delle donne del PD, e Graziano Di Natale, Io Resto in Calabria, ed ancora il parlamentare del Movimento 5 Stelle Riccardo Tucci, assieme a Carlo Piroso dei Repubblicani Europei e Berto Liguori di Articolo 1, ed ancora Elisa Lomano di Europa Verde. La sua credibilità. Amalia Bruni
È una candidata che guiderà la coalizione e indicherà gli orizzonti, e gli orizzonti devono essere di una sanità che va completamente rivoluzionata, e lei rappresenta la sanità migliore, ideale, e così come i servizi alla persona, penso alla scuola, agli asili nido, penso alla transizione digitale e a quella ambientale. Si è arrivati ad Amalia Bruni con una coalizione aperta, unita e forte, e non ne abbiamo proprietari o padroni, non decidono tre persone chiuse in una stanza ad Arcore o in via Bellerio, e decidere in via Bellerio per una regione come la Calabria è anche più umiliante per i calabresi. No, noi decidiamo qui, hanno deciso i calabresi, hanno deciso una delle eccellenze italiane nel mondo. Anche con le alleanze, anche con De Magistris, sarà così libera di scegliere di stare insieme o meno? Ma chi non sostiene Amalia Bruni, che ha una coalizione vasta e larga, così come non lo è mai stata in Calabria, indirettamente aiuta la destra. De Magistris che deve decidere se aiutare la destra indirettamente oppure no. Noi comunque non ci occuperemo di De Magistris, ci occuperemo della Calabria, ci occuperemo dei calabresi, della sanità che deve essere sull'immagine di Amalia, cioè una sanità per gli ultimi, una sanità efficiente, una sanità che deve pretendere dallo Stato di esserci, e noi ci saremo, saremo tutti al suo fianco, guida lei, indica lei la rotta e noi tutti al suo fianco a fare una campagna elettorale porta a porta, strada per strada, marciapiede per marciapiede, che la Calabria merita di essere la prima regione italiana, non l'ultima. Su Tanzi, leader di Sono Calabria, la ricercatrice ha detto chiaramente che si è instaurata una interlocuzione molto franca e aperta, con una certa sintonia su determinati punti. E sulla proposta di De Magistris, che ha chiesto alla Bruni di ritirare la candidatura per sostenerlo nella corsa alla presidenza della regione, la candidata del centro-sinistra ha così replicato: io giro l'invito rivoltomi allo stesso De Magistris, si unisca a noi, alla nostra coalizione, uniamo le forze del centro-sinistra per battere la destra. La scelta è poi stata determinata dalla, come dire, dalla consapevolezza che forse era arrivato il momento che la mia strada dovesse arricchirsi di un altro, non ostacolo, ma di un altro bivio, no? Che bisogna imboccare e che ci consente appunto di amplificare quello che io ho fatto fino ad ora e di provare a riaccendere la fiducia nei calabresi, perché è l'elemento centrale. Ho usato termini come coraggio, speranza e perché no. Coraggio e speranza sono elementi fondamentali per l'agire umano del quotidiano. E coraggio e speranza e ottimismo e passione sono caratteristiche che io ho nel mio DNA. E questa cosa, diciamo, mi ha fatto realizzare che forse appunto sì, si poteva fare, mettendo ovviamente il punto centrale sulla costruzione di una larga comunità che con me fosse in sintonia sul cammino da fare, perché questo gruppo può creare ulteriormente ulteriori aggregazioni, e questo è l'aspetto centrale importante, perché la rivoluzione è intanto una rivoluzione culturale. Sono una persona libera, sono un elemento di forza civica all'interno di una collettività multipla in cui ci sono sia i partiti ma moltissimi elementi della società civile, moltissime associazioni, e da questo punto di vista la macchina la guido io assolutamente, e quindi le scelte sono mie, sarà mia la responsabilità, e questo è una grande assunzione di responsabilità, è un peso importante, ma come diceva il mio maestro Fonsen, il mio mentore, le tue spalle sono forti ma non sono estensibili, e quindi su questo la forza io ce l'ho, l'estensibilità delle spalle me la dà la coalizione e tutti gli altri gruppi che vorranno e dovranno partecipare, perché da oggi la Calabria riparte. Thank you.
Da Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è arrivata la nuova collezione primavera-estate. Qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna, dal classico al casual. Scelgono e riscelgono dai nostri brand storici: Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Scelgono con serenità, poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi, così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è la scelta giusta. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL. L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese.